Ciao Dreamers! Siamo gli LFL Bros, gli artisti pirati! Io sono LF! E io sono FL! Siamo due amici con le stesse passioni e un unico obiettivo! Diventare i re dei sogni! Ma perché ci chiamiamo artisti pirati? Oh, noi ci chiamiamo artisti pirati, fa sempre le domande complicate, l'abbiamo detto prima, comunque è giusto, dobbiamo spiegarlo anche a loro, perché siamo entrambi grandi appassionati di One Piece, il manga One Piece. E quindi come Luffy che parte con una barchetta e gira per tutti i mari per cercare il One Piece perché vuole diventare il re dei pirati. Ecco appunto, anche noi vorremmo cercare di diventare i re dei sogni. E le nostre passioni sono tante: teatro, cinema, arte, musica, letteratura, poesia, pittura, insomma, più o meno. Porno. Ma il porno. Allora, aspetta, allora, il porno. No, diciamo che vorremmo proporre queste arti, il porno, no, insomma, con lui. Tutto è possibile, però no, vabbè, non si sa mai nella vita. Ma per il momento no, ecco, noi vi presenteremo le nostre performance. Iscrivetevi al nostro vlog, al nostro canale, e quindi magari ci potete lasciare un commento, un like, addirittura, volendo, ci potreste anche sfidare. Di volta in volta potreste proporci il monologo che vi piacerebbe magari guardare, che so, un tratto dal film, da un film, da un... Qualsiasi cosa. Sì, qualsiasi cosa, da un testo teatrale, no, qualsiasi cosa, no, aspetta, che dici, qualsiasi cosa, che questi sono pure cattivelli, poi potrebbero proporci l'impossibile, okay. Lo so che tu saresti disposto a tutto, però diciamo che dobbiamo darci un limite, no, cioè, vabbè, fate quello che volete, insomma, l'importante è che ci seguiate e che vi divertiate, il nostro obiettivo è quello, primo obiettivo che abbiamo, raggiungere i 100 iscritti, oh. Quindi questa prima puntata serve proprio a questo. Raggiungiamo i 100 iscritti al canale e poi di volta in volta i nostri obiettivi andranno sempre più avanti e vedremo poi dove ci porteranno e se riusciremo un giorno a diventare i re dei sogni. Chissà. Chissà, può significare tante cose. Va bene, gustatevi allora questa prima puntata di questo canale qui e degli artisti pirati. Io sono Dioniso. Io sono Dioniso. Ed ergo il mio membro scettro vitale. Dell'altrui godimento io sono il sovrano. Prono o supino, così ti posseggo. E del mio seme divino io ti riempio. Che tu sia donna o uomo nelle carni non ha alcun rilievo. Se di sacro spirito i sensi ti adorni. Io sono Dio, 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 Dioniso. Nato dal fuoco della folgore. E sono l'essenza di ogni spirito ebro. Io sono ardore, calore, sembianze. Io sono odore, parole, forme. Sono delle vene il sangue pulsante. Io sono fremito, divento danzante. Io sono violenza, dolore, piacere. Io sono membro incarnato di ogni volere. Io sono Dioniso. E dinanzi a me le tue gambe come mare disgiunto si schiudono arrese. Ne senti il profumo, il vizio, il piacere. Io sono il sesso, la lussuria, il volere incarnato. Io sono il verbo delle labbra velenose. Io sono effluvio di viole e di rose. Io sono vino, io sono festa, io sono spasmi, io sono dardo, io sono fuoco, io sono passione, io sono delirio, io sono trasgressione, sono la religione dell'orgasmo imperante,
della saggezza di Atena. Mi faccio beffa. Al vincolante pensiero, io non do tregua! Tu, che dal mio essere sei ammaliato, abbandonati a me e cadi, stremato. Lascia che il senno perda la via. E dei tuoi sensi, segui la scia. La tua mente vacilla più non soffoca il cuore. Senza più scudi mi accogli perduto. Mentre il mio corpo ti possiede con equina destrezza. Non hai più barriere. Sono nella tua mente. Mente, 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 mente. Dioniso. Ti parrà incredibile, ma ti do ragione. Merito la pena. Io sono un ipocrita. Chiedo sincerità e poi mento. Io condanno il sistema e poi lo abbraccio. Anch'io voglio denaro, potere, prestigio e forti indici di ascolto. E non me ne frega un cavolo della gente del mondo. Ecco la verità. Dovrei dire che mi dispiace, ma non lo farò. Perché dovrei? Ma voi, chi diavolo credete di essere? Voi che chiamate e provate a spiegare come sono fatto. Voi non mi conoscete. Voi non sapete niente di me. Non mi avete mai visto. Non conoscete la mia faccia. Non sapete chi sono, cosa voglio, cosa mi piace, cosa non mi piace in questo mondo. Sono solo una voce. E voi mi assalite come un branco di lupi affamati, perché non sopportate la vostra realtà, il vostro modo di essere. Sì, il mondo è un posto terribile. Sì, il cancro e l'immondizia ci sommergeranno. Sì, una guerra sta per cominciare. Sì, il mondo sta andando all'inferno e voi siete spacciati. Tutto è sottosopra e vi sta bene così, non è vero? Siete affascinati dai dettagli pieni di sangue. Siete ipnotizzati dalle vostre paure. Godete per le alluvioni, per gli incidenti stradali e per le malattie incurabili. La sofferenza altrui per voi è un piacere. E questa è la mia funzione, no? Io sono qui a condurvi per mano attraverso la selva oscura del vostro odio, della vostra rabbia, delle vostre umiliazioni. Io fornisco un servizio pubblico. Siete tutti terrorizzati. Vi rifugiate sotto le coperte. Avete paura dell'uomo nero, ma non potete farne a meno, eh? Le vostre paure, le vostre tragedie sono il vostro spettacolo. Domani sera, milioni di persone ascolteranno questa trasmissione. E voi non avrete niente di cui parlare. Le meraviglie della tecnica sono a nostra disposizione, ma invece di usarle per salire più in alto, le useremo per scendere sempre più in basso e cercare di immergerci ancora più nel fango. Di cosa volete parlare? Delle partite di baseball? Del cane? Del gatto? Dell'orgasmo? Siete patetici. Io vi disprezzo tutti dal primo all'ultimo. Non avete niente, niente, assolutamente niente! Né spirito, né cervello, né potere, né futuro, né speranza, né Dio. Voi credete soltanto in me. Cosa fareste senza di me? Non ho paura io, vedete? Io vengo qui tutte le sere e vi dico come la penso. Io vi dico in che cosa credo. Devo farlo, non ho scelta. Voi mi fate paura. Io vengo qui tutte le sere e vi distruggo. Abuso di voi, vi insulto. E voi mi dite fallo ancora, fallo di più. Ma che vi prende? Perché continuate a chiamare? Dov'è che sbaglio? Io non voglio ascoltarvi più, ne ho abbastanza. Basta parlare, non chiamatemi più! Andate via! Mucchia di vigliacchi senza palle, bigotti, cacasotto, ubriachi, insonni, paranoici, disgustosi, pervertiti, guardoni, fissati con la pornografia. Ecco cosa siete. Beh, andate al diavolo! Io non ho bisogno della vostra paura e della vostra stupidità. Io non la voglio. Io sono sprecato per voi.
come dare perle ai porci. Se solo uno fra di voi avesse idea di che cosa sto dicendo. Finisce qui il primo episodio del nostro vlog. Ma noi torneremo presto con il secondo episodio del nostro vlog. E non mancate, altrimenti vi veniamo a prendere ovunque voi siate. Che cosa dobbiamo dire a quelli che ci guardano? Ciao Dreamers! Al prossimo episodio, ciao! Ciao Dreamers! Non mi ricordo più. Ciao Dreamers! Siamo gli LFN! Bros! Ciao Dreamers! Siamo gli LFL Bros! Gli artisti pirati! Oh, io sono LF! LFL Bros!